Corruzione acqua, i coinvolti non parlano, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il dipendente comunale 52enne Rosario Moscato e il 43enne Gaetano Cassarà, titolare di un'impresa per la distribuzione d'acqua, ieri mattina si sono presentati davanti al GIP Lirio Conti, che ha fermato l'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei loro confronti. Caposoprano, giardini pubblici tra ratti e spazzatura. La situazione degli spazi verdi del quartiere è al collasso. In questa situazione di degrado proliferano topi e parassiti. Nonostante ben due interventi di rateizzazione effettuati dall'amministrazione, più un terzo specifico voluto dall'assessore all'ambiente Grazia Robilatte, dopo le denunce dei residenti, il problema dei ratti sembra tutt'altro che risolto. Gli abitanti della zona intanto chiedono interventi massicci e immediati. Sanità, locali dismessi per il centro diurno e una nuova TAC. Il management dell'ASP di Caltanissetta, diretto da Alessandro Caltagirone, ha mantenuto le promesse e avviato la riqualificazione di ampi locali dismessi in via Madonna del Rosario, che saranno impiegati per ampliare il centro diurno per autismo. L'assessore Nadia Gnoffo ha assistito al sopralluogo di avvio degli interventi, che consegneranno all'ospedale una nuova TAC. Travolte in via Venezia, Nuccia e Lulù dimenticate dalle istituzioni. Ieri sera Gigi Caracappa, marito e padre delle due vittime in compagnia della figlia Giorgia, ha rinnovato per il secondo anno consecutivo il memorial di calcio per mantenere accesi i riflettori su quel tragico episodio, costato con un duplice lutto alla sua famiglia. Da allora via Venezia è rimasta tale e quale, nonostante le promesse di interventi di messa in sicurezza mai effettuati. Lo sport, il Gela FC presenta il nuovo staff, il club di Rivecchio chiamato a risalire la china della prima categoria. Giuseppe Camarata, direttore generale, il fratello Marco, DS, Brasile e Di Martino, i primi colpi. Siamo pronti a questa nuova sfida. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Corruzione acqua, i coinvolti non hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il dipendente comunale 52enne Rosario Moscato, il 43enne Gaetano Cassarà, titolare di un'impresa di distribuzione di acqua, ieri mattina si sono presentati davanti al GIP Lirio Conti, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei loro confronti. Sentiamo. Hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere il dipendente comunale 52enne Rosario Moscato e il 43enne Gaetano Cassarà, titolare di un'impresa per la distribuzione di acqua, ieri mattina si sono presentati davanti alla GIP Lirio Conti, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei loro confronti. Secondo i PM della Procura, si sarebbero accordati per forniture idriche attingendo dal punto di distribuzione comunale di Montelungo. Cassarà avrebbe rifornito le proprie autobotti versando denaro a Moscato, che illecitamente l'avrebbe intascato. Per i sostituti procuratori Luigi Lovalvo e Mario Calabrese, che hanno coordinato l'inchiesta, si sarebbe trattato di un pactum sceleris a danno del comune. Tra le contestazioni c'è la corruzione. I due indagati non hanno risposto alle domande del GIP alla presenza dei loro legali, gli avvocati Nicoletta Cauchi e Filippo Incarbone. Agli interrogatori di garanzia hanno partecipato i due sostituti Lovalvo e Calabrese. Le difese stanno valutando il contenuto dell'ordinanza e probabilmente si rivolgeranno ai giudici del riesame di Caltanissetta. I militari della Guardia di Finanza e PM hanno seguito i due indagati da febbraio allo scorso aprile, ricostruendo almeno 25 episodi. Gli appuntamenti venivano fissati attraverso squilli telefonici e messaggi WhatsApp. Moscato avrebbe avuto a disposizione le chiavi della colonnina di rifornimento di Montelungo, usandole senza troppi problemi e ricevendo il denaro da Cassarà. Gli inquirenti hanno parlato di circa 400 euro al mese ottenuti illecitamente dal dipendente comunale, anche se non escludono che gli incontri andassero avanti almeno da 4 anni. Secondo gli investigatori, inoltre, i due avrebbero avuto intenzione di armarsi, anche se la pistola alla quale hanno fatto riferimento PM Finanzieri non è stata trovata. Una Hyundai Atos è finita sul marciapiede danneggiando altre vetture parcheggiate nella stessa zona. Poteva avere conseguenze peggiori quanto accaduto lungo il tratto stradale che emette nel quartiere di Sette Farine. Una donna alla guida dell'auto ha spiegato di essere finita sul marciapiede per evitare un'altra vettura che l'avrebbe tagliato la strada. Una versione al vaglio degli agenti di polizia intervenuti sul posto. Durante la sua corsa la Hyundai ha danneggiato altre vetture prima di fermarsi in strada, dove sono intervenuti gli agenti di polizia. La donna, che era alla guida, piuttosto spaventata dell'accaduto, ha spiegato la propria versione dei fatti ai poliziotti.
Caposoprano, giardini pubblici tra ratti e spazzatura, la situazione degli spazi verdi è al collasso. In questa situazione di degrado proliferano sia topi che parassiti. Nonostante ben due interventi di rattizzazione effettuati dall'amministrazione, più un terzo specifico voluto dall'assessore all'ambiente Grazia Robilatte, e dopo le denunce dei residenti, il problema dei ratti sembra tutt'altro che risolto. Gli abitanti della zona intanto chiedono interventi massicci e immediati. Ger Italia. Questo scenario da giungla urbana non si trova in campagna né tantomeno alla periferia della città. Questo è uno dei tanti giardini pubblici che avrebbe dovuto abbellire il quartiere di Caposoprano, che adesso è ridotto in queste condizioni. Rami spezzati e rischio caduta, fronde sporgenti sulle strade, ma anche aiuole non potate che superano il metro e mezzo di altezza, foglie non raccolte e tanta, troppa spazzatura. La manutenzione del verde pubblico in città e in periferia non è di certo delle migliori e Caposoprano è la rappresentazione plastica della situazione generale di degrado, con almeno 5 potenziali giardini trasformati in scampoli di giungla selvaggia. In questi angoli verdi della città, da via Manzoni a via Romagnoli, passando per via Morselli e via Ciacia, ci sono anche panchine e bottiglie rotte, ma anche ringhiere con ferri sporgenti. Una disattenzione dei tanti ragazzi che utilizzano i giardini in cerca di un posto tranquillo potrebbe essere pericolosa. E al di là degli interventi iniziati dall'amministrazione, pochi per adesso, sono i cittadini stanchi di vedere questi luoghi così trascurati a denunciare con forza che così non va. C'è qui una erbaccia a non venire, non solo, poi passano con i cani e fanno i bisogni e quindi rimangono lì, poi ci sono i topi che pascolano in questa sporcizia che impera e purtroppo siamo così. Puzza, se lei passa qui lungo la strada si sente anche della puzza strana come di spazzatura che sta lì da diversi giorni, ma che non c'è, però si sente questa puzza. Forse girando l'angolo, perché qua c'è un angoletto, le persone buttano qualche sacchetto, qualche cosa, quindi è necessario fare una bella pulizia. C'è un appello che volete fare direttamente all'amministrazione? L'appello è quello di curare un po' il verde, soprattutto in una strada transitata. Questa è una strada che porta a Sant'Antonio e la domenica le persone tutte prendono questa strada per andare a Sant'Antonio e assistono a questo spettacolo indecoroso. E in questa situazione di degrado proliferano ratti e parassiti. Nonostante ben due interventi di derattizzazione effettuati dall'amministrazione più un terzo specifico voluto dall'assessore all'ambiente Grazia Robilatte dopo le denunce dei residenti, il problema dei ratti sembra tutt'altro che risolto e non è così difficile che gli abitanti della zona trovino nei loro giardini regali indesiderati portati dai gatti. E arrivano con dei bei regali, trofei, topi che poi naturalmente sono morti, li ritrovo dentro le aiuole, un altro nella cuccia, piccolino questo, e quindi poi li tolgo naturalmente, però ce ne sono di regali abbastanza. In alcuni casi i ratti si arrampicano fino ai piani alti dei condomini, rosicchiando le zanzariere e intrufolandosi all'interno degli appartamenti, come testimoniano le tante immagini girate dai residenti esasperati. È un problema che mi segnalano giorno dopo giorno diversi condomini ed è giusto segnalare questo grave problema, in quanto comunque non è igienicamente una cosa accettabile trovarsi ratti a casa o mentre i condomini dormono vederli comunque passeggiare dentro casa. Per questo motivo le lamentele sono aumentate. Comunque l'impegno di noi amministratori è quello di fare il più possibile al fine di evitare questo disagio. È evidente che il verde contribuisca al fatto che comunque i topi possono tranquillamente girare indisturbati, anche perché attraverso la boscaglia non si vede bene dove si riproducono. Un settore da tempo in crisi, quello del verde pubblico, che ha sicuramente bisogno di un'immediata messa a punto, mentre il quadro generale attuale purtroppo attende ancora il cambio di rotta promesso. E anche Piazza Umberto I si è trasformata in una mini discarica. La fontana al centro della piazza sembra essere diventata deposito di rifiuti di ogni tipo. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Sandra Bennici, ritiene che l'attuale stato della piazza sia un riscontro fedele della noncuranza e della mancata pulizia in città,
promessa invece dalla giunta, uno stato di fatto che per Bennici ha chiari connotati politici. È in quella piazza, oggi abbandonata a se stessa, che si compie lo scempio di una città senza programmazione, senza cura del bello, votata solo all'incuria. Si evitino allora proclami e si ristabiliscano priorità di una città che ad oggi, a 100 giorni dall'insediamento dell'amministrazione Greco, è senza direzione, devota all'apparenza politica e al freddo proclamo. L'opposizione politica ha deciso di abbandonare la fase di attesa e adesso incalza la giunta a partire dalla pulizia della città, tra i primi punti toccati dal sindaco Lucio Greco anche durante la campagna elettorale. Sanità. Dismessi per il centro diurno e una nuova TAC. Il management dell'ASPO di Caltanissetta, diretto da Alessandro Caltagirone, ha mantenuto le promesse ed ha avviato la riqualificazione di ampi locali dismessi in via Madonna del Rosario, che saranno impiegati per ampliare il centro diurno per l'autismo. L'assessore Nadia Gnoffo invece ha assistito al sopralluogo di avvio degli interventi che consegneranno all'ospedale una nuova TAC. Luca Maganugo. Il management dell'ASP di Caltanissetta è passato dalle parole ai fatti, trascinato anche dalla stretta collaborazione con l'assessore comunale alla sanità Nete Gnoffo. Così, in attesa della definitiva consegna all'ASP CL2 dei locali comunali di Via Ascoli, destinati ad ospitare il centro diurno per autismo, il direttore generale Alessandro Caltagirone ha messo mano all'ospedale e ai locali di Via Madonna del Rosario. Nella giornata di ieri ha effettuato due diversi sopralluoghi in compagnia dei responsabili della ditta incaricata. Stiamo lavorando dal punto di vista logistico, ristrutturando parte dei locali che si trovano in via Madonna del Rosario. Siamo venuti oggi proprio con l'impresa che deve seguire i lavori per vedere elementi di dettaglio e quindi la prossima settimana fare iniziare i lavori, che prevedono la ristrutturazione di circa 100 metri quadrati per fare il centro diurno e la chiusura anche di una parte esterna con tettoie per rendere tutto più gradevole. Contiamo di iniziare la prossima settimana e finire entro il mese di settembre. Sono stati stabiliti anche i tempi di consegna degli interventi. Così, entro la fine di settembre, l'unità di emergenza e accettazione del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele dovrebbe avere un nuovo aspetto, con una rivisitazione della corsia che collega radiologia a pronto soccorso. In quest'ultima circostanza, l'unità diretta dal consigliere del PD Gaetano Orlando subirà la modifica della stanteria con la realizzazione di due ambulatori dedicati a uomini e donne dopo gli errori iniziali di progettazione, dove non era stata prevista la differenziazione dei generi. Le attività preliminari consisteranno nel rifacimento della pavimentazione, in PVC ovviamente, nel rifacimento del controsoffitto, nell'abbellimento delle pareti, vorrei dare un fascino particolare alla sala. E contestualmente abbiamo visto il percorso verso la radiologia e anche lì applicheremo delle pareti supplementari prefabbricate, anche dei paracolpi con uno stacco di colore, un po' per dare un'allegria all'ambiente, per quanto sia comunque un ambiente ospedaliero, però meglio della panna o del grigio tipico degli ospedali. La radiologia invece ospiterà una nuova TAC Philips di ultima generazione. L'ospedale potrà contare di un contratto di gestione e manutenzione indispensabile ad arginare i continui guasti che hanno caratterizzato negativamente l'utilizzo di quelle attualmente in dotazione, che si appresta ad essere dismessa. Il manager dell'ASP assicura interventi di abbellimento anche nel corpo dell'ospedale di Via Palazzi, dove esiste il pronto soccorso e l'unità di radiologia diretta da Rosario Greco, fratello del sindaco. È un percorso nuovo dove si parla realmente, e non solo si parla ma si fa, integrazione sociosanitaria. Siamo qui per progettare, per dare risposte alla città, e devo dire che in questo stiamo lavorando in sintonia e in sinergia. Blitz degli agenti di polizia tra i viali della villa comunale per la presenza non autorizzata di autovetture. Gli agenti del commissariato di via Calogero Zucchetto hanno accertato la presenza di veicoli a ridosso dell'unico chiosco dove era in corso uno spettacolo di intrattenimento musicale. L'accesso alla villa, come indicato dai cartelli di avviso, è regolamentato e vietato anche a motocicli. Tra i viali della villa Garibaldi è di fatto divieto anche giocare a pallone o portare cani senza il guinzaglio. Giro di prostituzione, ci sono due indagati. Per i PM della Procura vanno sottoposti ad una misura di custodia cautelare più restrittiva, anche con l'eventuale detenzione in carcere. Così i magistrati si sono rivolti ai giudici del riesame di Caltanissetta e chiedono di rivedere il solo obbligo di firma imposto ad una coppia, lui gelese e lei della provincia di Ragusa. Secondo gli inquirenti avrebbero procacciato clienti per incontri sessuali a pagamento. Rosario Cauchi.
per i PM della Procura vanno sottoposti ad una misura di custodia cautelare più restrittiva, anche con l'eventuale detenzione in carcere. Così i magistrati si sono rivolti ai giudici del riesame di Caltanissetta, chiedono di rivedere il solo obbligo di firma imposto ad una coppia, Luigi Lese e lei della provincia di Ragusa. Secondo gli inquirenti, avrebbero procacciato clienti per incontri sessuali a pagamento, sfruttando le prestazioni di un'altra donna a sua volta gelese. Approfondimenti investigativi che sarebbero partiti da un filone di indagine diverso, quello ribattezzato San Giuseppe. Gli inquirenti avrebbero scoperto un presunto giro di prostituzione che si sarebbe concentrato nella zona della stazione ferroviaria. A ridosso di Ferragosto i due si sono presentati dalla GIP, ma hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Difesi dall'avvocato Giovanni Cannizzaro, sono attualmente sottoposti ad indagine. Anche per questa ragione i PM della Procura non escludono che senza una misura restrittiva possano eventualmente reiterare il reato o comunque interferire. Saranno i giudici del riesame a decidere se accogliere la richiesta di una misura più stringente oppure confermare quanto deciso dalla GIP del Tribunale. Negli ultimi tempi sono diverse le indagini avviate dai PM su presunti giri di prostituzione organizzati in città. Si batte la pista della prostituzione di donne straniere, ma anche di presunte attività illecite svolte attraverso donne locali. L'attenzione si concentra prevalentemente su chi favorisce incontri sessuali a pagamento, facendo anche da tramite con i clienti. I commercianti del centro storico rischiano di andare incontro ad una crisi permanente. Il consigliere comunale Salvatore Incardona ha sollevato la questione e adesso presenta un'interrogazione alla quale l'amministrazione dovrà rispondere. Il consigliere parla di assenza di un piano di programmazione condiviso e non trascura i numeri delle attività che hanno chiuso, che sono in procinto di farlo. Il centro storico viene considerato quasi come l'asse portante della crisi che miete vittime economiche. Anche in aula il consigliere chiederà al sindaco e alla giunta di conoscere le misure l'amministrazione comunale intende mettere in campo e se ci sarà un confronto diretto con gli esercenti. Già in passato le organizzazioni datoriali hanno sollevato il caso del centro storico, che non gode di buona salute nonostante l'elevato numero di attività commerciali avviate, alle quali i titolari sono spesso costretti a dire addio in anticipo. Si terrà martedì prossimo in comune il tavolo di confronto convocato dal sindaco Lucio Greco al centro del vertice agli investimenti in bilico di Eni. Questa volta la convocazione è stata estesa ai parlamentari regionali e nazionali del territorio, ma anche ad associazioni datoriali come Sici Industria Caltanissetta e negli scorsi giorni molto criticata verso la giunta. Sentiamo. Inizialmente il sindaco Lucio Greco aveva annunciato per oggi la convocazione di un nuovo vertice sul caso degli investimenti a rischio. Il tavolo però si terrà in comune martedì prossimo. Una comunicazione in tal senso è stata fatta recapitare alle segreterie sindacali e alle rappresentanze delle associazioni datoriali. All'incontro, a differenza di quanto accaduto a fine luglio, dovrebbero partecipare anche parlamentari regionali e nazionali del territorio. La convocazione dovrebbe riguardare anche gli imprenditori di Sici Industria Caltanissetta, che negli scorsi giorni con il reggente Gianfranco Caccamo hanno pesantemente criticato l'operato della giunta appunto sul fronte degli investimenti e della programmazione. Caccamo ha parlato di assenza di riferimenti politici autorevoli a livello locale, regionale e nazionale. Ha ribadito la necessità di poter contare su forze politiche capaci di costruire un percorso di crescita virtuoso, traguardando ai prossimi 5, 10 o 20 anni il territorio e non soltanto limitandosi all'arco di una settimana, una presa di posizione che non è piaciuta al vice sindaco Terenziano Di Stefano, che con la delega allo sviluppo economico sta seguendo la vicenda degli investimenti di Eni. L'assessore infatti ha parlato di affermazioni gravissime che portano un attacco indebito e ingiustificato all'operato dell'assessorato e dell'intera giunta, alimentando al contempo un'inammissibile confusione tra ruolo politico e ruolo istituzionale. Inevitabilmente anche la politica ha un ruolo e inizia a farsi sentire a fine luglio. Amministrazione comunale e sindacati hanno scritto al governo in quel momento ancora in carica chiedendo di riattivare il tavolo sugli sviluppi del protocollo d'intesa di 5 anni fa, sbloccando anche l'investimento sulla base gas di Eni che manca della proroga via. Non c'è stata nessuna risposta ed è partito anche un sollecito. Intanto però a Roma si va verso un nuovo governo e anche la regione, il parere della soprintendenza sta rallentando l'intero iter, tutti i fattori che potrebbero bloccare l'opera preventivata da Eni.
Nuccia e Lulù, 2 anni fa travolte e uccise in via Venezia, adesso dimenticate dalle istituzioni. Ieri sera Gigi Caracappa, marito e padre delle 2 vittime in compagnia della figlia Giorgia, ha rinnovato per il 2º anno consecutivo il Memorial di calcio per mantenere accesi i riflettori su quel tragico incidente. Da allora via Venezia è rimasta tale e quale, nonostante le promesse di interventi di messa in sicurezza mai effettuati. Sentiamo. Un torneo di calcio per ricordare Nuccia Vella e la figlia Lulù Caracappa. Madre e figlia furono travolte ed uccise 2 anni fa dalla Fiat Panda guidata da Salvatore Rinella, all'epoca dei fatti 23enne. Il conducente dell'utilitaria venne condannato per quell'episodio, al termine del giudizio abbreviato, a 4 anni e 4 mesi di reclusione. La difesa del giovane ha depositato il ricorso in appello. Ma in quel maledetto tratto di via Venezia non è mai stato effettuato nessun vero intervento di messa in sicurezza, come se nulla fosse accaduto, nemmeno l'adeguamento dell'illuminazione, dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali ancora poco visibili e sicuri. Spero che facciano qualcosa, che prendano dei provvedimenti per evitare che nella stessa strada possa accadere la stessa cosa. Ieri sera, per tornare ad accendere i riflettori su quel drammatico evento che colpì l'intera comunità gelese, un centinaio di parenti, amici e semplici conoscenti di Nuccia e Lulù si sono dati appuntamento nel campo di calcio di Macchitella. Ognuno di loro ha accolto l'invito di Gigi Caracappa, marito e padre delle 2 vittime, e della figlia Giorgia, che ha intonato canti religiosi in memoria della mamma e della piccola sorellina. Quindi grazie a questi ragazzi che abbiamo organizzato questa partita come l'anno scorso. Vogliamo più che altro riunirci per dire tutti insieme che ci mancate tantissimo. Secondo Gigi Caracappa, le istituzioni sarebbero sparite dopo i funerali di Nuccia e Lulù, ignorando le promesse fatte dall'allora sindaco Domenico Messinese. Il pastore della comunità evangelica, Paolo Giambra, ha tenuto un'omelia prima di dare il calcio d'inizio al Memorial. Poste Italiane informa che in provincia di Caltanissetta le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2. Tutti i titolari di un conto Banco Poste, di un libretto di risparmio in possesso della carta Postmat oppure della carta libretto hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio conto Banco Poste, sul proprio libretto di risparmio, anche domenica 1 settembre, utilizzando uno dei 36 ATM Postmat disponibili in tutta la provincia, fino a 600 euro al giorno. Per tutti i pensionati che riscuoteranno in rateo dal 2 settembre, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno. Dalle rilevazioni effettuate è emerso che generalmente i flussi di clientela, conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l'apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata. Gela l'ufficio postale aperto con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05 in via Ippocrate. Lo sport. Il Gela presenta il nuovo staff, il club di Rivecchio chiamato a risalire la china della prima categoria. Giuseppe Cammarata, direttore generale, e il fratello Marco DS Brasile Di Martino, i primi colpi. Siamo pronti a questa nuova sfida. Sentiamo. La responsabilità è alta perché il Gela Football Club rappresenta la maggiore espressione calcistica cittadina. Ne sono consapevoli vecchi e nuovi dirigenti, che non rinunciano però alla valorizzazione del settore giovanile. Oltre alla prima squadra, spazio ai campionati non obbligatori, under 19 e allievi, e poi giovanissimi attraverso la Virtus Gela di Dino Lancianese. Luigi Rivecchio, presidente del Gela FC, sa che la responsabilità che li attende è enorme, ma gli obiettivi non cambiano. Vincere facendo giocare sempre giovani e valorizzando i prodotti locali, perché di materiale umano a Gela ne abbiamo un'infinità e penso che si possa lavorare tranquillamente. E il mister Catania, che ormai lavoriamo da 5 anni assieme, ne è la prova, perché ha vinto 2 campionati juniors regionali, una finale, la sfiorata l'abbiamo perso all'ultimo minuto. È un campionato di terza categoria, vinto, che può sembrare facile, ma l'abbiamo fatto con i ragazzi nel 99, 2000 e 2001, che vanno in campi dove trovano l'ex giocatore e a livello di esperienza può andare in difficoltà. Quindi abbiamo dimostrato che con i giovani si può lavorare.
In panchina è stato riconfermato Alessio Catania, che è pronto a questa nuova sfida. È ovvio che sembra un gioco, è ovvio che la prima cosa fondamentale è quello di divertirsi, però sappiamo che abbiamo delle responsabilità anche nei confronti della città, e quello che io prometto è anche nella scelta, diciamo, della squadra, del gruppo, dei giocatori, sto mettendo davanti, infatti parlando pure con lo staff, che prima di tutto devono essere degli uomini e poi devono essere dei calciatori. I fratelli Cammarata sono tornati a Gela, una scelta di cuore l'ha definita Peppe, che ha detto a tutti che bisogna accettare questa realtà. Anche Palermo ha perso la Serie A, per cui lottava ai playoff, ed è ripartito dalla Serie D con entusiasmo. E quindi Gela, allo stesso modo, deve accettare questa amara realtà. Bisogna ripartire, si riparte dalla prima categoria. La società sa le responsabilità a cui vanno incontro, perché stanno rappresentando la città di Gela. Quest'anno purtroppo è un altro anno, la rappresenteranno a livello regionale. Ci si augura e si metteranno in campo tutte le forze per riportare Gela a passare, come si suol dire, lo stretto di Messina. Marco Cammarata è il nuovo direttore sportivo. La squadra è quasi fatta. Oltre a tanti giovani gelesi spiccano quelli di Fabio Brasile e Armando Di Martino, e altri ne arriveranno. Sul fronte stadio la settimana prossima, con ritardo, prenderanno al via i lavori di dismissione della tettoia dello stadio Presti. È tutto, il nostro telegiornale termina qui. Per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di gela.it. Grazie per averci seguito.